Devo addestrare i colibrì. Devono essere in perfetta forma fisica se vogliamo sconfiggere la maga. E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabriel Host e benvenuti in questa nuova recensione. In questo gioco di Spyro 3 vi ho fatto una sorpresa ragazzi. Vi ricordate quando avevamo usato il personaggio giocabile Sheila il canguro? Oggi faremo un altro personaggio giocabile. Giocheremo nei panni di un pinguino militare, il sergente James Bird. E noi dobbiamo aiutarlo ad addestrare i colibrì. Se noi addestriamo i colibrì, loro sfideranno la maga. Rapporto sulla situazione, signore. Ieri alle ore 18:45 i Rinnoch ci hanno invaso. Senza la sua guida abbiamo fatto il possibile, ma non siamo riusciti a opporre una resistenza adeguata. Alle ore 19 il resto della squadra era stato catturato e i Rinnoch avevano assunto il controllo della base. Ora vi spiego i comandi del pinguino sergente Bird. Per volare dovete tenere premuto il tasto X, capite? Il sergente Bird salta e vola con il tasto X. Per sparare missili premete cerchio. Per abbattere il nemico dovete usare i missili premendo il tasto cerchio. Ma non dimenticate di mirare. Per mirare dovete premere triangolo. Per buttare giù questa porta basterà un razzo ben piazzato, signore. Per abbattere le porte, voi dovete piazzare un missile. Non dimenticate che in questo livello c'è da raccogliere 500 gemme e 3 uova. Poi ci sono anche dei Rinnoch volanti e i Rinnoch giardinieri. Avete visto? C'è quello che tira un vaso con la pianta. E poi in questo livello c'è anche da guadagnare un punto d'abilità. Alla base del sergente Bird dovete bombardare i citelli per vincere il punto d'abilità. Mi sa che riceviamo subito il primo uovo. Non andranno lontano con la pancia vuota. Brava. Hai sequestrato le razioni nemiche. Questo draghetto si chiama Siegfried. Ora dovete capire cosa dobbiamo fare adesso, visto che siamo in questa caverna. Signore, i Rinnoch hanno bloccato l'uscita dalla caverna con una porta di sicurezza e ritengo impossibile che lei possa abbatterla. Le consiglio di atterrare sui pesi e portarli agli interruttori a pressione posti su entrambi i lati della porta. Una volta posizionati, le basterà premere carica per rilasciare il peso. Prema azioni una volta per guardare in basso e una seconda volta per guardare in alto. Va bene, lo farò. Avete sentito, ragazzi, cosa si deve fare? Con quella porta di sicurezza d'acciaio non si può abbatterla con i missili normali. Vi consiglio di prendere i pesi. Quando prendete un peso dovete lasciarlo cadere premendo il tasto quadrato, ma potete anche premere triangolo per mirare, potete anche premerlo in alto e in basso. Certo, il sergente Bird è bravissimo a prendere i pesi con i piedi e poi vola. In questa caverna stiamo vedendo un sacco di cristalli. È bravo il sergente Bird ad addestrare i colibrì. Bisogna addestrarli, se no non riusciranno mai a sfidare la maga. Se non avete notato, il sergente Bird c'ha un asso nel suo elmo. E poi fate attenzione perché questi Rinnoch sparano ventose, sparano gli stura lavandini. Mi sembra che abbiamo completato la nostra missione, ragazzi. Missione compiuta, ce l'abbiamo fatta. E si è vinto un altro uovo. Non sto affatto scherzando, io dico sempre la verità. Fidatevi di me, io ho sempre detto le cose come stanno. Missione compiuta, è bello riaverla qui, signore. Il draghetto si chiama Ryan Lee. Sapete cosa si deve fare nel prossimo video?
Nel prossimo video noi dobbiamo salvare i 5 colibrì. Vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.